No, ti do, no, prima il che tu siccome, destra, Cagliari. No, sì. No, prima che ti colleghi col Duomo di Berlino, ti volevo dare 5-6 cose così chiudiamo la pratica stasera, perché ti stai per ricollegare sicuramente. No, il portiere del Cagliari, Silvestri, piace al Cagliari e piace all'Empoli. Quindi è una situazione che va seguita. Facendo un passo indietro, mi ero dimenticato di dirti che il discorso Fofana-Milan adesso ha altri impegni, è collegato a Bennacer, perché oggi c'è stato un doppio incontro con due club arabi, per cui Bennacer lo possiamo considerare, se si troveranno tutte le soluzioni possibili e immaginabili, la quadratura del cerchio, un partente in casa Milan, quindi la staffetta sarebbe Bennacer in uscita e Fofana dal Monaco in entrata. L'Inter continua a lavorare a fare spenti su Gudmundsson, che è un obiettivo molto concreto, quando uscirà qualcuno. Non c'è la Juve su Gudmundsson, non mi risulta ci sia il Napoli, mentre per l'Inter è quasi una priorità, deve esserci un'uscita, è un'operazione valutata a 25 milioni più 4-5 di bonus. A gennaio il Genoa aveva rifiutato 25 milioni circa dalla Fiorentina, quindi la dobbiamo sicuramente seguire. Sulla Juve ti volevo fare, dopo averti detto che Cambiaghi è un obiettivo del Parma, rientrato a Bergamo dal prestito di Empoli, dove ha fatto molto bene, sulla Juve ti dico che c'è stato un contatto McKennie-Mourinho, ma ancora non è una trattativa, nel senso che non c'è stato un dialogo tra il Fenerbahce e la Juventus, fermo restando che comunque ha 15 milioni più bonus McKennie sul mercato. Stamattina c'è stato un importante contatto invece tra Campos, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, e la famiglia entourage di Eisen. È un obiettivo, è possibile che il Paris Saint-Germain per Eisen presenti una proposta, ci sono anche due club tedeschi e l'Atalanta eventualmente nell'operazione Koopmeiners. La Juve non può prendere un extra comunitario, quindi escludiamo Muriglio, accostata alla Juve nelle ultime ore. Il difensore oggi non è una priorità, Kivior e Todibo sono stati comunque valutati per ora senza approfondire l'argomento. La priorità della Juve in questo momento resta chiudere Thuram, andare su Koopmeiners e poi dedicarsi agli altri reparti. Chiudere Thuram, tanta roba. Katia? Sì, tantissima roba, anche perché poi sicuramente il reparto più lacunoso della Juventus negli ultimi 3 anni è stato il centrocampo, quindi bisogna andare lì a rimpolpare per bene, anche perché mi pare di capire, ma lo chiediamo poi naturalmente ad Alfredo Pedulà, che Rabiot, ormai la situazione è a un vicolo cieco. La situazione... Tra 2 giorni è un calciatore libero. No, sì, esatto, ma ogni minuto che passa non depone a favore di questa trattativa. La Juve ha offerto 8 milioni ed è una cifra importante, ma la signora mamma gente vuole un assegno a parte per poter firmare, quindi significa che lei pensa di poter guadagnare di più da un'altra parte. Non chiudiamo tutte le porte, ma al momento siamo assolutamente fermi. Paparesta, se perde Rabiot la Juve è un problema. Ma Giuntoli ha già qualche carta da giocare, immagino che sia, anche perché è passato, è vero, c'è stata anche da parte della mamma del giocatore, della sua gente, un po' di tattica per rinviare questa firma, ma evidentemente se non si è arrivata alla firma perché credono che questo giocatore possa essere sostituito da qualcun altro. Ho molta fiducia in Giunti. Ci fermiamo, torniamo tra poco con la Coppa America, stanno entrando le squadre in campo, tra pochi